Nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche esponenti delle realtà ambientaliste del territorio, il sindaco Cosolini ha voluto precisare le ragioni tecniche alla base dell'ordinanza sulla ferriera messa ieri. Un'ordinanza che non può non tener conto dei numeri che parlano di sforamenti per il benzo a Pirene, ma che testimoniano anche di un miglioramento generale della situazione. In una situazione paradossale come quella del 2015, perché questo dato matura pesantemente nei primi 7 mesi dell'anno, quando si raggiunge una media mensile di 1,5 e scende, come vedremo, abbiamo i dati da agosto a novembre, fortemente nei 4 mesi successivi. Dunque le rilevazioni della centralina di San Lorenzo in Selva raccontano di un benzo a Pirene in calo e con 1,5% fatto registrare nel corso del 2015 il dato più basso da 8 anni a questa parte. A questi numeri non è indifferente la realizzazione dell'impianto di aspirazione della cokeria, che quando sarà completata l'insonorizzazione potrà lavorare anche di notte. Per quanto concerne invece i valori di PM10, Cosolini, che pure ha chiesto allo stabilimento di adottare precauzioni specifiche per farli abbassare ulteriormente, ha sottolineato come tali dati debbano essere valutati con grande attenzione, giacché dipendono, seppur non soltanto, dalle condizioni atmosferiche. Inoltre, i tecnici dell'ARPA hanno sottolineato un dato non indifferente riguardo la più recente autorizzazione di impatto ambientale, che prevede tutta una serie di obblighi per l'azienda derivati dalle verifiche ispettive e che dunque potranno durare il tempo necessario e i cui risultati di fatto porteranno ad un monitoraggio continuo dello stabilimento.